Trovati. Oggi torniamo ad occuparci del 29esimo campionato mondiale di Big Game. I giorni scorsi avrete seguito sicuramente un nostro approfondimento in studio a riguardo, perché per la seconda volta in Italia e per la prima volta a Pesaro si tiene questo campionato di pesca al tonno rosso. Siamo a Pesaro in Piazza del Popolo, giornata di inaugurazione. Andiamo a conoscere i protagonisti, seguiteci. In collaborazione con il Club Nautico di Pesaro è lieta di organizzare la 29esima edizione del mondiale di questa spettacolare disciplina di pesca in mare dalla barca, che vedrà la partecipazione di 16 equipaggi in rappresentanza di 9 nazioni: Croazia, Francia, Germania, Messico, Portogallo, Principato di Monaco, Slovenia, Spagna e Italia. Pochi minuti prendere il via questa 29esima edizione. Allora ci siamo, Presidente, ben trovato. Buonasera a tutti. Sì, finalmente ci siamo. Oggi apertura ufficiale, presentazione dell'evento alla città di Pesaro e a tutta Italia e a tutto il mondo, perché campionato del mondo, 29esima edizione, campionato del mondo di pesca sportiva, disciplina Big Game, specialità drifting. Già da ieri sono arrivati gli equipaggi, sono arrivati tutti, si sono già sistemati. Sì, certamente. 9 nazioni, 16 equipaggi, tutti agguerritissimi, perché vedo il loro comportamento, vedo l'interesse per la cura che hanno avuto nella preparazione, per cui sicuramente saranno delle belle sfide. Domani ufficialmente si parte, a che ora inizierà la gara? Domani giornata ufficiale di prova, verso le 8, tempo permettendo, partiremo per posizionarci al largo della costa pesarese a circa 25 miglia e lì ci sarà una prima prova ufficiale della durata di 6 ore. Successivamente martedì, mercoledì e giovedì stesso campo di gara, quindi sempre lontani dalla costa, ma gare ufficiali che si dovrebbe svolgere, condizioni meteo marine permettendo, come detto, delle tre giornate ufficiali. E speriamo bene, perché purtroppo il meteo sicuramente non ci assisterà, però in sicurezza vedremo di compiere tranquillamente il risultato. Ricordiamo ai telespettatori che anche in caso di meteo avverso, ovviamente compatibilmente con le possibilità di lavorare e agire in sicurezza, comunque la gara si terrà ugualmente. Sì, speriamo proprio di sì, la gara si deve svolgere, è prevista una giornata di riserva, qualora martedì, mercoledì e giovedì non si svolga la manifestazione, quindi venerdì giornata di riserva, ma speriamo di poter svolgere la manifestazione. Vogliamo ricordare allora la provenienza degli equipaggi, le varie nazioni? Sì, certamente. Allora cominciamo con Spagna, Portogallo, Croazia, Slovenia, Francia, Messico, ovviamente Italia, e Principato di Monaco, Monte Carlo. Allora facciamo in bocca al lupo a tutti i partecipanti, naturalmente con un occhio di riguardo per l'Italia. Beh, chiaramente dobbiamo essere sportivi al massimo, per cui in bocca al lupo a tutti i partecipanti, in bocca al lupo ai tonni, perché mangeranno le nostre esche, ma al termine della pesca poi tutti i pesci verranno liberati, per cui aderiamo da diversi anni a un progetto della Federazione Italiana, che ringrazio sentitamente per l'opportunità che ci ha dato, federazione che ha abbracciato il progetto No Kill, quindi alcun animale verrà ucciso, tutti i pesci al termine di ogni prova verrà rilasciato e
verrà misurata tramite un'asta, verrà posizionata in acqua un'asta che ci aiuterà a poter stilare un peso tecnico e quindi una classifica giornaliera. Io volevo in primis portare i saluti a tutti voi, alle autorità civili militari, Sua Eccellenza il Prefetto di Pesaro, Sindaco di Pesaro e chiaramente del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dell'Assessore Giorgia Latini, Assessore allo Sport. Sin dal primo momento, quando il Presidente del Club Nautico ci propose questa iniziativa, fummo subito contenti e cercammo di essere propositivi, di dare il nostro contributo. Così è successo, fortunatamente il Club Nautico ha ottenuto l'organizzazione di questo prestigioso torneo e abbiamo subito capito la portata e l'interesse sia per la nostra città a livello sportivo, ma per tutto ciò che ruota intorno ad un evento di una rilevanza mondiale come questo. Quindi veramente facciamo i complimenti a Club Nautico, al Presidente Francesco Galeppi che ci ha creduto sin dall'inizio l'organizzazione di questa bellissima manifestazione. Quindi grazie Presidente. Ovviamente volevo porre il mio in bocca al lupo a tutti gli equipaggi e aspettare l'inizio di questa bellissima manifestazione. Grazie a tutti, buonasera. Grazie Nicola Baiocchi. 29esima edizione e la prima volta a Pesaro, davvero un bel traguardo per la nostra regione sicuramente. Sì, un traguardo importantissimo, sono molto contento di aver dato un piccolo contributo per l'organizzazione e rappresentare un sostegno da parte della Regione Marche a questa iniziativa molto importante nella nostra città e quindi sono qui a portare i saluti del Presidente Acquaroli e dell'Assessore Giorgia Latini per portare fortuna insomma, a questa bellissima iniziativa che porta tanta gente in città, sport, quindi benessere, salute, tutto quello che concerne intorno allo sport e anche turismo per la nostra città. Quindi benissimo e un grande in bocca al lupo agli organizzatori e tanti complimenti al Club Nautico, al Presidente del Club Nautico per l'organizzazione di questa manifestazione. Abbiamo sentito la necessità e il desiderio degli atleti di ripartire con questa manifestazione sportiva e il Club Nautico Pesaro, società storica e attiva sin dal 1949 nell'ambito della pesca sportiva in mare, ha accolto il nostro invito. Il mio ringraziamento per le autorità amministrative e sportive locali è profondo e sentito, in quanto ho partecipato personalmente all'organizzazione ed ho condiviso con il Presidente del Club Nautico di Pesaro, Francesco Galeppi, le difficoltà causate dall'instabilità del momento storico che stiamo vivendo. Con grande orgoglio la FIPSAS ha sostenuto questo evento, ma noi scendiamo anche tecnicamente, insomma, nel dettaglio del tipo di pesca che si andrà ad effettuare. Vorrei innanzitutto dare alcuni dettagli su questa manifestazione. Questo è un mondiale di big game, cioè il grande gioco. Andiamo alla pesca dei grandi tonni. Ma andiamo alla pesca è un termine che possiamo usare molto, molto attentamente in termini ecologici, perché in realtà il tonno viene rilasciato e viene rilasciato con molta cura. Questo andrebbe subito specificato. Tra l'altro lo tagliamo, per cui viene addirittura con la parte scientifica vengono monitorati i tonni. Che dire, questo mondiale doveva essere in Senegal. Il Senegal ha dovuto rinunciare, la federazione e il comitato di settore ha deciso di segnarlo a Pesaro, visto che Pesaro è una città molto importante per noi e per questa attività dove vengono svolti tantissimi campionati. Questo mondiale si svolge in 4 manche, una manche di prova e poi 3 prove ufficiali dove i punteggi daranno la possibilità di determinare i campioni del mondo. Mi auguro, ovviamente noi siamo una federazione sportiva, la 4ª federazione del CONI, per cui mi auguro che i miei commissari tecnici e la squadra insomma, possa portare dei grandi risultati portando in alto il nome dell'Italia. Questo per me è importantissimo. Come abbiamo detto più volte, motivo di vanto per la città di Pesaro, ma anche un segnale proprio di ripresa che riguarda lo sport, ma riguarda anche il settore turismo. Sì, sono giornate belle per la nostra città perché stiamo accogliendo 2 grandi manifestazioni, una europea, quella della ginnastica acrobatica e aerobica, e questa della pesca sportiva, addirittura una iniziativa mondiale, di carattere mondiale,
per tutti coloro che amano la pesca sportiva, amano il mare, quindi davvero siamo molto contenti e grazie a queste manifestazioni continua una bellissima stagione turistica, nonostante che sia settembre inoltrato, e quindi per noi è molto importante anche per continuare ad allungare la stagione e diversificare l'offerta turistica. La Federazione Internazionale, insomma, una bella rappresentanza, insomma, c'è lei per un evento davvero stratosferico che abbiamo il piacere di ospitare. Quali sono le emozioni che si respirano nell'aria? Dunque, le emozioni sono, principalmente provengono dal fatto che è il primo anno che sono riprese le competizioni dopo l'epidemia del Covid, per cui nel 2020 non si è disputato nessun campionato. E anche per questo ne ha risentito anche la partecipazione a questi primi campionati. Nonostante ciò sono presenti anche delle squadre provenienti dal Messico, quindi per noi è una grande soddisfazione vedere che nonostante la disgrazia che è capitata in tutto il mondo, comunque lo spirito sportivo prevale ancora. Una manifestazione che siamo particolarmente felici di ospitare dopo 4 anni di rinvii e dopo una pandemia che ha costretto gli atleti ad allenarsi in sordina e senza l'entusiasmo assicurato dalla presenza di pubblico. Siamo orgogliosi che la Federazione Internazionale abbia scelto la nostra città come location di questa edizione di ripartenza, che si terrà in Italia per la seconda volta in 29 edizioni. Siamo certi che Pesaro saprà offrire un'ottima accoglienza e che metterà in campo l'esperienza di qualità di un territorio legato a doppio filo al mondo sportivo, che ha già ospitato competizioni all'aperto di livello internazionale. Dopo lo stop della pandemia, questo è veramente un segnale di ripresa dello sport a 360 gradi. Sì, siamo orgogliosi di ospitare a Pesaro questa prestigiosa manifestazione sportiva. È la 29esima edizione di questo campionato del mondo. Dopo 4 rinvii finalmente si fa e si fa a Pesaro. Ed è la seconda volta che si ospita in Italia. Siamo orgogliosi, abbiamo un'impiantistica sportiva formidabile, ma anche il mare è un impianto sportivo outdoor e quindi un elemento naturale. E già il club nautico non è la prima volta che ospita competizioni sportive, si è sempre distinto in modo egregio, quindi ringraziamo la Federazione Internazionale per aver affidato alla nostra città questo campionato. Buona fortuna a tutti gli equipaggi che sono qua in gara già da domani. Ebbene, è tutto pronto, domani la giornata di prova e poi la gara. In bocca al lupo e, come si dice, vinca il migliore.